Cos'è un progetto segreto? Stai studiando una rapina? È una mappa da seguire? Fughino, ci sei quasi. Questo è il piano di emergenza che trovi nella scuola. Serve appunto ad affrontare le situazioni di emergenza. Ah sì? E come è fatto? Beh, è fatto di diverse cose. Questa è la planimetria che puoi trovare in tutti i corridoi della scuola. Come vedi, le frecce verdi indicano il percorso per le vie di fuga, ovvero le uscite di emergenza. Capito, proprio l'altro giorno abbiamo effettuato le prove di emergenza. È suonato l'allarme, tre squilli per terremoto e incendio. All'inizio ci è preso un colpo, ma poi ci siamo ricordati. Ma siete usciti con la prof senza correre, seguendo la prefila? E c'era qualcuno che ha chiuso la fila e chiuso la porta dell'aula? Ma certo! Ah, allora vedo che siete preparati. E dove siete andati? Nel punto di raccolta in cortile, nell'angolo della terza C. La mitica terza C. Da noi invece... Da quando c'è il Covid, niente più prove, i percorsi sono anche cambiati. E in più alcune classi sono anche nei laboratori. E anche gli orari sono completamente diversi. Devi fare qualcosa. Terremoti e incendi sicuramente non possono coglierci preparati. Lo so, hai ragione. Infatti dovremmo riprendere le esercitazioni. Scusa, potreste riprenderle il 22 novembre, che è la giornata della sicurezza. Quale occasione migliore? Bravo, ottima idea!